Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Quindi oggi facciamo una reazione a un gioco che è tra i miei favoriti per Xbox, che si chiama Bruce Lee Castle of the Dragon. La storia. Quindi questo è il primo capitolo. Che si allena nella spiaggia, con le voci nella sua testa. Che devi spegnere il chiacchiericcio mentale quando ti stai allenando. Perché c'è il chiacchiericcio mentale nella mente, quindi queste sono storie vere. Quando ti alleni c'è il chiacchiericcio mentale, lo devi spegnere, devi vincere i tuoi demoni, le chiacchiere nella testa. Quindi il primo capitolo del monastero, ricordo. Comunque giochi per Xbox hanno una difficoltà superiore a quelli di adesso, i giochi del 2006, cioè. E comunque il dettaglio grafico è ancora buono, ottimo. Ed è un gioco comunque dove avere abbastanza skill. Quindi qui vediamo. Si gioca. Ma questo è il nonno. Così alleno col nonno. O il padre, il padre. Welcome back, Lee. Thank you, teacher. As you know, the Shaolin Monastery was founded over 1,000 years ago by Sifu Fong Wu. He spent his life pursuing the heavenly secrets to eternal life. When he died, many of the answers he discovered were buried with him. Quindi questa è la rubrica, diciamo, giochi del passato, i migliori giochi del passato. In the afterlife, the past, present and future of the monastery, its honor and its power lies buried with him in a mountain temple. Your father left questo the è il saluto, il vero saluto, his love of science, dedicating his life to unlock questa the è la forma writings on these sacred relics. Galgi, il lungar, che ora I believe your father is close on the few long relic he has discovered. Boxing, comunque ci aveva aggiunto, ecco qua il suo, praticamente c'è il copyright quel calcio. Comunque è fatto molto bene la, perché alcuni si chiedono ma Bruce Lee faceva le forme. Ma guarda un po', ma certo che ha fatto le forme, ma per trovare la non forma prima bisogna praticare la forma, come avrebbe detto lui. E che parte così a caso, prima impari le forme e poi impari la non forma. Quindi qua è contro ninja super. Però il ninja blu sono un po' più scarsini, lo so. Sono i neri, sono un pochettino più tosti. Devi iniziare a usare le combo e prendere i soldini. I soldini ti servono per sbloccare il drago che ti fa la cintura. Che lì vediamo c'è un drago che si riempie, che comunque gli dà il moltiplicatore della forza. Il drago che si riempie. Adesso è nell'arena del monastero. Contro la principessa di ninja. E qua inizia a imparare le tecniche, perché già qua c'è il concetto di imparare mentre stai giocando, come i giochi di adesso.
pensate che non c'era prima, c'era, era un prototipo, diciamo, di evoluzione, no? Dentro il videogioco, che decidi tu, cioè comunque qua non c'è molta scelta, è abbastanza binario, insomma, cioè, devi andare lì e seguire il binario, non è un open world come li vediamo adesso. Però c'era quasi un'idea di open world, quindi eravamo contentissimi di vedere. Quasi un open world, contentissimi di vedere. Un open world. E ho anche Kakarot, eh. Io Goku Kakarot c'ho io nell'hard disk. Se mi piacciono anche i videogiochi di Goku comunque. E c'ho anche VJ Stars, VJ Victory. Insomma, ne vedremo, perché comunque ci vuole del tempo per fare queste registrazioni. E anche io devo sentirmi abbastanza sicuro e tranquillo. Devo trovare il tempo. Let's see how tough you really are, Shisai Tatsu, little dragon. Quindi qua è nell'anfiteatro, quindi vediamo anche vari scenari. Questo è l'anfiteatro. Che comunque Bruce Lee gli piaceva anche la filosofia greca. C'è Davide. E lo sconfigge, perché comunque questo è fatto, la storia tagliato, diciamo, in maniera che, perché i combattimenti sono abbastanza lunghi e ripetitivi. C'è da dire quello. La stanza è la preghiera. Questa sembra quasi un personaggio di Tekken, Nino. Teacher. Comunque, storia. Rapiscono il padre. Maestro. E affronta. Saranno quelli del lotto nero. Perché nello Shaolin c'è il lotto bianco e il lotto nero. Comunque ci sono 5 fiumi. Diversi colori. Per esempio il famoso Pai Mei è il lotto bianco. E poi c'ho anche, ovviamente, Shaolin vs. Wudang, e c'ho anche Mortal Kombat, quello moddato, che puoi giocare con Jackie Chan. E Messi, puoi giocare con Messi. Good luck. Our future lies in your hands. Ecco qua. Sembra una tratta al film, che comunque lui c'ha la barca. No, questa è barca. Una monovela. Comunque io questa serie magari avete visto un déjà vu, perché io l'ho già caricata, però adesso la sto commentando, perché col commento è un'altra cosa. Poi c'ha questa musichetta un po' rilassante, un po' rilassante. Qua è il villaggio dei pescatori. Poi come tutti i film antichi, comunque il labiale non è perfetto.
Quindi sono chicche che gli abbati, gli appassionati, questi piacciono, diciamo. Hey, you there! It's Lee! You are dead! La montagna, il villaggio della montagna. You don't belong here, Captain! I am looking for Tattoo. Tattoo wants to see you. Let's get out of here! Qua il... sta cercando il capo. Dove mio padre, quello ha detto non lo so. Non so di cosa stai parlando. Fa schifo, vero? Inizia a essere potenziato. Fatto bene, cioè ancora uno dei migliori giudici. Con la storia. I would look there. That's all I know. They look on ground, but you said. No, thank you, little dragon. You have freed our village and your family home from Tattoo's gang. Your father is in. Il capo del villaggio. I hope he is all right. Gli sta dicendo che lui parla. Conosce il padre, comunque li hanno aiutati per liberarli da questa gang alla montagna. Quindi adesso è Hong Kong, l'avventura continua a Hong Kong e cambia anche la tuta di Chuan. Is that all you've got? E sembra un episodio di Long Street. Comunque questi videogiochi comunque un pochettino si assomigliano alle serie che ha fatto come Long Street. Ecco qua. We refuse to pay you gangsters any more money. Rinuncio, ecco. Però hanno fatto tanti tagli, perché questa è presa da archive.org, questa quindi adesso è nella strada del mercato di Hong Kong.
perché questo è il primo episodio, ricordiamo, ci sono 4 episodi per fare tutta la storia, che l'avevo già caricato, però così è più gradevole, insomma, ci sono anche io che racconto un po' di cose. Ecco il ristorante, non lo ricordo, comunque io l'ho giocato, questo gioco. Io ho la Xbox, la prima, tutti i giochi. Che comunque, per me è anche per la critica, sono tra i migliori giochi della storia. This is the first and only time you will keep me waiting. Call your jets. Your father. My father is dead. My father. I rule the Black Lotus now. Still in mourning, I see. Where are my weapons? They're being loaded as we speak. Where's my money? Half now, half when the second shipment arrives in San Francisco. As we agreed. You'll rendezvous with my sister Suki in England. Who's the girl? She is no concern of yours. What's your name, sweet thing? Why don't you go French kiss a German shepherd? Feisty. I like that. My price just went up. She's coming with me. Ah, le animazioni, that ciao. Was not part of erano un po' roboti. Ecco, il 2005-2006 era un bel gioco. Enough! Take her. We'll negotiate her price later. It's been a pleasure. Here's to a successful relationship. What the hell is going on down there? Well, go see. Come on, Pops. You work for me now. Time to take a trip. Lee! Father! Reunion's over. Subdue him, you fools! Ma quello è il padre, ecco qua. Incontra il padre. Loro scappano. C'è il ciccione. Lo ricordo. He's too strong. Not another big one. Ciccione che lo fa saltare dalla finestra. Sumo. Table, don't hit back. Table, don't hit back. I tavoli non colpiscono indietro. Non contrattaccano. Qua potevi comprare le cinture, cioè le mosse, le tecniche. Ma lì qua è troppo per paura, perché devo battere. Batte con facilità. Poi c'è anche pugni caricati. Siamo dei pugni caricati. Bam. Quella è una mossa vera. Yeah, kid. I'll crush you like a grape. Scappa in limousine, lì ancora deve, se no finisce il videogioco, insomma, se prende subito
Where are they taking my father? To a freighter across the bay. Where? Adesso, nella... Dock 94! Nella baia. Padre. Quindi nel Dock Bay. Ok, prima parte, diciamo, finita. Quindi andiamo alla seconda. Al prossimo episodio. Ciao.